Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, diretta che per me è mattina presto, fra l'altro adesso non sono a Dubai ma sono a Bali, quindi sono ancora più avanti col fuso orario, ci sono 6 ore di differenza, sto facendo colazione, qui sono quasi le 9, 9 meno 6 fa 3, quindi in Italia sono le 3 del mattino. Probabilmente sto facendo questa diretta per nessuno, nel senso che siete tutti belli tranquilli nel letto. Però, come faccio a non fare una diretta dopo quello che è appena successo? Ah, c'è qualcuno, dai. Allora, i complimenti ai nottambuli che sono svegli. Vi faccio un saluto a voi che alle 3 della mattina state guardando questa diretta. Tanto lo sapete, non serve che ve lo dico. Hanno sparato a Donald Trump. Ah, beh. Il mondo degli inclusivi, no? Il mondo dei pacifisti, il mondo di quelli del volemose bene, ha sparato a Donald Trump. Perché lì non c'è un attentatore. Nessuno si permetta di dire che quello era un cane sciolto, un pazzo. Uno con problemi mentali. No, 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 no. Quella persona che ha sparato svariati colpi di arma da fuoco con un fucile da cecchino da molto lontano, perché ho visto già il video di un ex militare che diceva quello lì non è una persona che era neanche a 50 metri dal palco. Stiamo parlando di uno che ha sparato da almeno 100 metri dal palco. Quindi con un fucile di lunga gittata, diciamo. È tutto un mondo che ha sparato a Donald Trump. È tutto il mondo che negli 8 anni ha scambiato la politica con la religione. È tutto un mondo che è fomentato da quelli di, vi ricordate, le star di Hollywood, quelli bravi, quelli buoni. Quelli che danno lezioni morali continuamente, come Robert De Niro che dice che Trump è un criminale e andrebbe massacrato di botte, come Madonna che diceva che Trump è un criminale che andrebbe massacrato di botte, Johnny Depp che diceva che sognava di dar fuoco alla Casa Bianca, o quella era sempre Madonna. Tutto il mondo, addirittura tutti gli attori degli Avengers, non tutti in realtà, qualcuno era abbastanza intelligente da farsi un pacco di affari suoi, che dicevano che non si poteva lasciare il potere in mano ai razzisti pericolosissimi. Ma non è Hollywood, è anche la presentatrice di MSNBC Joy Reid che in questi giorni diceva non fatevi ingannare, la scelta è fra Hitler e un vecchiotto un po' demente. Fra Hitler. Allora, quando tu passi il tempo a fare questi tipi di paragoni, poi così va a finire. Quando tu hai professori universitari che si permettono di buttare fuori studenti dall'università se solo si mettono una maglietta, un cappellino con scritto Donald Trump o Make America Great Again. Questo è quello che succede. Quando tu passi gli ultimi 9 anni a mostrificare l'avversario politico, questo è quello che succede. La violenza politica è l'ovvia conseguenza di una narrativa, di un indottrinamento quotidiano dove non esistono più avversari che la pensano diversamente, ma sono mostri, ok? Quando tu mostrifichi l'avversario politico, prima o poi quello che spara lo trovi, come lo trovi in Italia, come lo troverai, come lo potevi trovare in Francia se la Le Pen avesse vinto le elezioni. Avete capito? Quelli che danno lezioni morali sul volersi bene, sul rispetto, sui diritti umani, eccetera, sono delle bestie. Sono delle bestie, bisogna dirlo. Tutto il Partito Democratico è fatto di bestie. Nel Partito Democratico americano c'è gente che ha detto
i repubblicani vanno picchiati. Tutte le volte che voi vedete un qualsiasi repubblicano in un ristorante dovete andare a molestarlo, ok? Questa cosa è stata detta più di 4 anni fa da Maxine Waters. Maxine Waters è ancora dentro il Partito Democratico. Quella che disse quando vinsero, quando Joe Biden vinse nel 2020, vinse per modo di dire, insomma, è diventato presidente, perché vinse è una parola un po' grossa, non ha vinto le elezioni, è diventato presidente. Quando Joe Biden è diventato presidente, una del Partito Democratico, se non sbaglio della North Carolina o della Virginia, forse della Virginia, disse: adesso è il momento di rifarsi, e invitò le forze dell'ordine ad andare nottetempo a prendere i repubblicani. Lei è ancora nel Partito Democratico. Una che invitava disse testualmente: e a voi forze dell'ordine vi dico, voi sapete come si fanno certe cose. Certe cose cosa? Certe cose andate a prendere gli elettori di Trump di notte, ok? Il mandante è il Partito Democratico, ma non solo il Partito Democratico come partito, è tutta la cultura di sinistra che è il mandante di chi ha sparato negli Stati Uniti a Donald Trump. E vorrei chiudere questa diretta, che non voglio che duri troppo, anche perché adesso sono qui al ristorante, devo far colazione, al ristorante dell'albergo, con una domanda a tutti quelli che dal 6 gennaio 2017 hanno no scusate, 2021, dal 6 gennaio 2021 che hanno frantumato gli zebedei a tutto il pianeta con l'attacco al 6 gennaio, del 6 gennaio, che è peggio delle due torri, il peggior momento per la democrazia americana di sempre. Quanti colpi di pistola hanno sparato gli elettori di Trump il 6 gennaio? I 600, 700, quanti erano? 300, 1000, non lo so. Meno di 1000 sicuramente, ma qualche centinaio di persone che si lamentava perché non credeva che le elezioni fossero state delle elezioni oneste. Quanti colpi di pistola hanno sparato loro? Zero. Ok? Zero. Quelli che vengono tacciati tutti i giorni di essere violenti, i nazisti, i nazitrampisti, i bigotti, i violenti, i razzisti, i suprematisti bianchi, il KKK e questo e quell'altro, e tutto l'odio che tutta la sinistra può vomitare tutti i giorni, nel paese più armato del pianeta Terra, hanno sparato zero colpi di pistola. Ieri un uomo fomentato dalla retorica di tutto il mondo di sinistra ha sparato contro un candidato presidente in America, ammazzando fra l'altro un poveretto del pubblico che sfortunatamente si è beccato i proiettili, probabilmente era in linea d'aria. Questo è. Questi sono i fatti. Al di là delle chiacchiere, al di là dei cuoricini, al di là del volemo se bene perché noi siamo i buoni e gli altri sono i cattivi, questi sono i fatti, ok? Questo è quello che succede quando ai tuoi comici, come una certa Katie Griffith, andate a cercare, ci sono le immagini su Google, nel 2017, dopo solo 2 mesi di presidenza Trump, fece un'immagine in cui lei teneva in mano la testa insanguinata del presidente Trump. Io certe robe, io certi discorsi, io certi atteggiamenti dal mondo di destra, nella mia vita, magari prima c'erano, non lo so, però ho quasi 50 anni, nella mia vita non li ho mai visti, quindi smettete di accettare le fregnacce propagandistiche del mondo di sinistra, gli odiatori, quelli che proprio vivono con la sete di vendetta e con la bava alla bocca, è la sinistra in tutto il mondo e lo è da un bel pezzo. Bene. Spero di avervi dato qualche informazione utile, qualche spunto di riflessione interessante. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo immediatamente, perché bisogna che siano chiare le cose, è ora di smettere di girare intorno, okay? I mandanti sono chiari, chi ha sparato queste persone,
a Trump, ok, il mandante morale è chiaro, è tutto un mondo, non è una sola persona. Date un cazzottone al pulsante mi piace, fatemi sapere come la pensate. Un buongiorno a chi vedrà questa diretta domani mattina e si sveglierà sapendo che i democratici hanno sparato a Donald Trump. Noi ci vediamo al prossimo video, state informati. Ciao!